Cosa? Basta! Sto provando le voci! Basta, c'è sta l'intro! Ma come l'intro? Vai, fai te! Netflix ti chiamerà per la tier list più bella che c'è. Serie da classificare, Simone Belli su più di te. Inclassificabili. Benvenuti a tutti in un episodio di Inclassificabili. Sono Simone Panetti. E io Dario Moccia. Ed oggi andremo a fare una tier list. Categoria? Uscite di scena clamorose, ovvero quei colpi di scena che ci hanno scaldato il cuore, ci hanno ucciso distrutto l'animo. Sono quei colpi di scena, quelle cose che non ti aspetti all'improvviso. Per esempio, guarda questa magia. Te l'aspetteresti mai? No, esatto, visto, non è uscito nemmeno un po' corna. Sono... Prova un po'. Oh! Questo si manda, eh? Questo, sono rimasto davvero colpito. Ma, per prima cosa, dobbiamo andare a mettere dei titoli alle nostre categorie. Cioè, quelle che preferiamo e quelle che invece preferiamo meno. Yeah. In ordine di importanza. Allora, la prima. Io darei un 108. Poi. Scioccante. Poi. Perché hai messo 108? È la categoria massima. Qui. Che va più avanti. Dai, la scena totale. Scioccante, due punti. Ah no, questa. Qua sono due punti. Oh. Piccolo. No, due punti O, è l'emoji, con la O grande. Ah, ok. Quindi così? Sì, sì. Ah, quindi lo stupore, l'emoji dello stupore. Però aspetta, O, puntini. Tipo, perché non si sa, non si sa. Ok, poi? Aspetta. Ma? E infine? A posto. Giorgio. A posto. A posto? A posto. Cosa vuol dire a posto? A posto. Non è così scioccante. Ma non c'entra nulla con la scomparsa dei personaggi o con l'uscita di scena dei personaggi. A posto. La stessa identica cosa. È a posto. Vabbè. Però con un dubbio. Tornerà? È a posto? Veramente? Comunque, a parte questo, piccolo disclaimer, un pochino di spoiler. Ci sono gli spoiler, ragazzi. Ci sono gli spoiler, effettivamente. Parliamo di scomparse, parliamo di colpi di scena. Quindi, se non avete visto queste serie, state attenti o skippate la serie. State attenti a questa roba. Skippate la serie che non volete. No, così, così devi fare, con la manona. Fatto. Partiamo con la prima clip, che riguarda proprio Breaking Bad, una serie cult che hanno visto praticamente tutti e che è stata amata da tutti. Ha vinto. Io l'ho vista. Sì. Stiamo per guardare la clip di... Della scomparsa, dell'esplosione. Gus Fring. Attore con un nome italiano. Un cognome italiano. Giancarlo Esposito, che purtroppo però in questa scena ci lascia in maniera molto epica, in maniera molto esplosiva. Epico. Questo fu un momento abbastanza scioccante, perché... Alla scelta del regista... Di tenerlo in piedi così, capito? Che mentre sia giusta la cravatta. È perché lui vuole fare il signore anche nella morte, no? Cioè, quindi... Madonna, è inquietantissimo. Sì. Tanto non so se hai notato, quando lui si guarda intorno, o comunque si guarda la cravatta, all'interno del... non so nemmeno come si chiama, insomma, comunque si muove il nervo ottico. Sicuramente particolare. Io direi 108, è proprio un momento iconico di una serie già iconica. È la scomparsa, la morte di un personaggio fantastico, secondo me. In modo fantastico. 108 lo tengo, secondo me, scioccante. Scioccante? È d'impatto, perché non te l'aspetti, è lì, esplode. Quindi secondo te ci sono morti ancora più importanti di queste? Sì. Ok, mettiamo 108, mettiamolo scioccante. Un colpo di scena io lo do come scioccante. Mettiamo scioccante sulla fiducia. Adesso, altra serie cult, eh? Ragazza di... Non c'ha un nome, che è un numero. 067, è lei. Allora, altra serie diventata iconica, stavolta coreana. È una serie che ha fatto rivalutare agli occidentali molto la Corea, come se ce ne fosse bisogno, perché comunque la Corea è terra di grandi registi, sia cinematografici che seriali. Però, effettivamente, una serie coreana è diventata mainstream. Posso dire che le serie coreane a me piacciono di brutto? Sono molto belle, sì. Andiamo a vedere la clip. Va bene.
Poi il battle royale è un elemento che nell'Oriente torna sempre. Perché piace. Che si conosce poi dappertutto, videogiochi, poi battle royale. Manga, altri film, altre serie, proprio il battle royale. Il ne rimane solo uno. Sì. Sono totalmente in fissa poi in Oriente per questa roba. Guarda, guarda come le macchie di sangue, le cose. Eccoli. Chiamate un medico, presto. Ha perso molto sangue. Bene, che sono anche hanno giocato su questa roba dell'iconico, no? Sì. Le maschere, il personaggio. Le bare a forma di pacco regalo, i giochi tradizionali coreani. Insomma, sono stati molto furbi. Sì. Perché trasversalmente hanno pubblicizzato anche la Corea stessa, no? Perché, scusami. Dopo sì. Infame. Eh sì, lui è veramente infame, sì. La vince. Poverino. Ecco qua. Povero. Sei mio. Disperato, ormai è affezionato. Ecco qua, un bel taglio sulla carotide. Tremendo. Sgozzata. Questa? A me non è... Cioè, te l'aspettavi? Sì, è a posto. Okay. Dico, è a posto. Quindi, ah, proprio in basso così? Sì, sì, è a posto. Era perché... così telefonata per te questa roba? Sì. Ok. Per me forse qualcosina in più perché... E non ero così tanto affezionato al personaggio, io almeno. Mm, ok. Questa è una presa a male. Spiega. Questa è una grossa presa a male. La casa di carta, Nairobi. Questa è scioccante. Perché non te l'aspetti che lui fa un gesto del genere davanti a delle armi puntate. E se serva pure, tra l'altro. Sì, con una capriolina. Sì, sì, incredibile. Sì, si è arrollato. Questa è molto cruda come morte. Sì. E non te l'aspetti. Più altro sparo in testa, così. Ha arrollato sì. Tipo un Dark Souls, questo è andato così tranquillamente. Va bene. Cioè, come fa a sopravvivere di fronte a 13.000 persone che gli mitragliano addosso? Ma perché è fortissimo. Ma forte di cosa? Non sono supereroi. È più forte. È più forte, è pelato. E quindi? Vabbè, cosa c'entra? Dove lo metti? Cioè, dove la metti la morte? Anche su scioccante. Vai, allora la metto in mano, vai. Anzi, qua, a metà. Facciamo così, su, ecco. No, così no. Ora questa l'hai dovuto fare perché... vabbè. A posto. Facciamola là, dai. Tua solita permalosità. Questo ha sparato in testa a lei, nonostante c'ha tutte armi puntate. Tu l'avresti fatto? No, non te l'aspetti. Dici che cazzo fai, e spara? No, non gli spara, invece l'ha spostata. Boom, sparo in testa, lei stecchita, a terra, bro. Non è molto realistico. Oh! Ah, ok, la scomparsa di Grace. Grace di Peaky Blinders, di cui uscirà la nuova stagione tra l'altro a giugno. Non so se lo sapevi, Simone. E lei è Grace. Ok, vediamo la clip. Mi piace molto, tra l'altro, il periodo storico. Non tanto che carino, l'amore, che bello. Sì. Non tanto perché avrei voluto viverlo, ma perché è interessante da scoprire attraverso questa serie. Peaky Blinders è tipo... l'uomo, il bad guy. Sì, tra l'altro... Tutte le tipelle, anche i tipelli che... The Liners. Questo è per Angelo! Tra l'altro non so perché Peaky Blinders viene utilizzato a bestia dai tipi che montano, realizzano i video motivazionali, i motivational. Viene sempre inserito un personaggio... Tipo, non farti abbattere no, nessuno. Te sei un leone, sei uno squalo, te puoi affrontare ogni vicissitudine. E ci sono loro che si mettono il cappello o che camminano nella strada, cioè... Canzone stra... bus boosted, loro che passeggiano. Bravissimo, bravissimo. Fioretta. Secondo me questo è un... ma... Comunque io me l'aspetto, ho visto una tonnellata di gangster movie e quindi morti così me li aspetto parecchio. Quindi facciamo un ma, per me è un ma. Ma. Cioè non è che mi abbia colpito più di tanto. Cioè questi qua sono mafiosi, comunque fanno parte ci di una gang. Ci sta che te sparano durante una berba. Sei a ballacca, sì. Ragazza tua, sparano, magari colpiscono lei, te volevano ammazzare te. Sì. Dici, ci stanno le vendette trasversali, è proprio un mondo fatto così. No, questo no. Sì. Qui si parla di anime, di nuovo, e si parla della morte di Elle, l'investigatore che per... un bel po' di tempo dalla caccia a Kira, ovvero Light Yagami. Light Yagami. Oh, 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 oh. Quel pezzo di merda fatto per amore. Fatto per amore. Eh sì. Il dio della morte. Light ha sfruttato l'amore e il sentimento per Contro, cioè nel senso amore e sentimento, sia suo che di lei. Suo cioè ha sfruttato lei, a sua fatta da lui, sì.
per utilizzare lui assuefatto da lei. No. Sì. Misa. Quello che ho detto io. Lui dice a Misa Misa, quindi sfrutta l'amore di lei verso di Light. Sì. Che sfrutta l'amore di il dio della morte, lo Shinigami. Sì. Di Misa Misa. Quindi lui ha sfruttato a catena un dopo. Oh, insomma, vaffanculo, non me lo preparo. Sono rimasto malissimo per la morte di Elle. È una morte che ci sta. È una morte simbolica nella serie. Però allo stesso tempo mi ha girato un po' le palle, perché da quel punto in poi, secondo me, Death Note subisce un calo qualitativo, perché si cerca di riprendere una trama e di riprendere la verve, il carattere, la potenzialità di Elle, ma non ci si riesce poi più di tanto. Eccolo lì, Death Note, tra l'altro. Cosa c'è scritto? C'è davvero dei nomi? Ci sono dei nomi? Nomi in italiano. Vabbè, non voglio sapere niente. Aspetta, sono curioso ora. Magari ci sono delle cose. Ma saranno gli appunti di qualcuno, perché se fai i cazzi di qualcuno. Anche te li stai facendo. Sono curioso. Andiamo avanti. Comunque, no, andiamo avanti. No, allora, è scioccante, dai. Secondo me questo è veramente l'affezionarsi a un personaggio e vederlo morire in una delle maniere più brutte in assoluto, ovvero tradito. Però 108. 108, al massimo. 108. Vikings. Ragnar Lothbrok. Viking, anche lui è un personaggio molto bello, virile. Mm-hmm. E tra l'altro adesso su Netflix c'è Vikings Valhalla. Andiamo a vedere la clip. È veramente scenica questa morte, forse un po' troppo. Guarda, i morsi dei serpenti. Che mamma mia, fa impressione veramente. Questa è tremenda, fa venire i brividi. Sì, è tremenda davvero. A parte che lui recita da Dio. Sì, sì, anche nell'occhio, come lo fa tremare, come si chiude. È bravissimo, è difficile fare forte. Una cosa un vero vichingo, cioè un vero vichingo. Bellissimo. E questa è cruda. È cruda, è strascicata, non è che muore subito. Tu sì. Ti guardi, vedi l'espressione della gente, vedi lui che sta per morire e che continua a resistere, poi muore. Ci fanno entrare molto nella scena, poi ti inquadrano tutti i morsi dei serpenti. Questa come una morte sofferta. Questa è assurda, è una bella sgravata. Te la metto su 108 anch'io. 108 abbiamo Death Note, Vikings, scioccante. E io adesso Vikings. Metterò anche BoJack Horseman con la morte di Sarah Lynn. Io qua non... BoJack Horseman è stata una serie veramente bella, veramente particolare, è stato un fenomeno. A mio parere imprevisto, ha portato tanta freschezza e tanta novità nel mercato delle serie animate, perché è una serie animata costruita prettamente per il pubblico degli adulti, tratta tematiche mature, tratta il tema della depressione, il tema della sindrome dell'impostore e soprattutto è una critica pesantissima, continua al mondo di Hollywood, cioè a questo mondo scintillante che in realtà è pieno di merda, è pieno di palta. Lei vuole vedere il planetario, BoJack per rilassarla la porta al planetario e secondo me qui abbiamo una morte che è totalmente all'opposto rispetto a quella di prima di Vikings, perché è una morte non proprio dolce, perché secondo me è dolce amara. Nel silenzio Sarah Lynn si addormenta e poi passa dal sonno alla morte, senza che inizialmente BoJack se ne accorga, perché muore di overdose alle braccia di BoJack dopo aver visto il posto che ama di più in assoluto, ovvero il planetario pieno di stelle. Con un discorso straprofondo, tra l'altro. Sì. In confronto magari alla morte di prima, che c'era in mezzo anche la sofferenza e il dolore, questo invece è totale tristezza. Sì, tristezza. È solo tristezza. Depressione, nichilismo, c'è tutto. Quindi bravissimi. Per me è 108 totale. Ma fai, metti. Io ci sto d'accordo. Te... Ma invece di fare sempre così, no, puoi tentare di scoprire cose nuove? Solo il Giappone comunque ti fa questo effetto. Perché BoJack non ti ha dato problemi. Va bene. Comunque, ragazzi, l'attacco dei giganti. Allora, stringerò anche per via di Simone. Non c'è bisogno di fare queste cose qua. No, no, io non ho fatto nulla. Non ho detto... Allora, spiegala te. Che cos'è questa scena che stiamo per vedere? Non lo so, non l'ho visto! Come non l'ho visto? Non l'ho visto! Netflix è il grande brand che c'ha. Vorrei vederlo, ma dato che c'ho te e l'altro mi dicono... Se volete vederlo, allora fatevi... Guardi, mi attacco ai giganti, basta! Se volete vederlo, quindi, non vi resta altro che abbonarvi a Netflix. Benissimo. Comunque, la morte di Erwin, personaggio risoluto... No, ti sto ascoltando, sono interessato, voglio capire. Sto per vedere la clip. Vediamo la clip. Brother.
Belle anche le armi. Le armi dei... dei... agenti... No, non dei immobiliari, no. Gli agenti degli uccidi, l'armata degli ali. Ricognitiva. Non è che se vedi un elemento a schermo le ali... Quello è. Non è l'armata delle ali, l'armata ricognitiva. Vabbè, che hanno le ricariche. Nelle... Le ricariche? Hanno le ricariche delle lame. Ah, delle lame, sì. Comandante Erwin. Che le sparano. Ferito all'addome. Però, a differenza di altri... Cosa, chi è lui? Quello bruciato lì? Non te lo posso dire. Ormai siamo qua. Comunque, la morte di Erwin è una morte per me scioccante perché nella serie avvengono altre morti, a mio parere, ancora più scioccanti, perché è un manga anime pieno di forti emozioni e di personaggi a cui ti affezioni che poi a un certo punto... Oh, è molto crudo, eh? Va bene, andiamo avanti. Questo? Dai, questo è Lele. Lele di? Suburra. Esattamente. Casa Clippina. Mia. Roma. Casa mia. Molto umana come morte. Tanto c'è anche Borghi in questa serie, attore che esatto. Io personalmente ammiro e apprezzo tantissimo. Sai cosa succede qua, no? Alessandro Borghi è incredibile, ha fatto, secondo me, uno, per il mio gusto, uno dei più bravi. Sì. Mi piace di più. Assolutamente, della nuova generazione sicuramente sì. Sì. Senza di niente. Bam, veloce. Sì. Diretto. Pentito. Questa morte per me è non un 108, ma è uno scioccante. Addirittura? Sì. Così in alto, ok. Sì. Che io non sono così forse affezionato a questi personaggi come lo sei te, però effettivamente la scena è abbastanza imprevista. Già. Chiudiamo con una morte un po' demenziale, a mio parere, perché qui stiamo parlando di un personaggio ricchissimo, potentissimo, eccetera, che muore in una maniera abbastanza singolare. Vediamo la clip. Ed eccoci qua. Tra l'altro, questa scena avviene nella seconda stagione di Bridgerton, che è uscita da pochissimo. Che succede? Cos'è successo, secondo te? Hai notato? Sì, sì, puntura d'ape. E tra l'altro sembra non preoccuparsi. Cioè, un Enrico sfondato, ville, e poi muore. Scelta così. Coraggiosa, Dici? Questa, secondo me, è la morte perfetta per la terza categoria, ovvero la faccia scioccata, l'emoticon scioccata, secondo me. Però posso dire che da una parte apprezzo un botto la scelta di farlo morire con una banalità. Che è una banalità, però che è reale, cioè ci si muore per le api. E tanti hanno paura anche di quella morte, eh? No, hanno paura della morte, punto, non è che... No, ma di quella morte lì, perché è una morte da coglioni, dai, si può dire. Sì, ma il poveraccio non lo sapeva nemmeno, hai visto che all'inizio faceva tipo... Oh, no, okay, lo so. Allora, innanzitutto, prima di salutare, ti dico la morte che mi ha scioccato di più, alla quale sono più affezionato, tra virgolette, non so perché, è Death Note. Quella di Elle. Sì. Anche per me, perché comunque ci sono cresciuto, però ho vissuto tanto anche BoJack Horseman e soprattutto per me rappresenta tanto nel panorama delle nuove serie, delle piattaforme di streaming, diciamo così, che hanno divulgato il verbo delle serie animate per adulti. E quindi ti dico Sarah Lynn insieme alla morte di Elle. Yes. E poi si parla di animazione, insomma, quando si parla di animazione perdo sempre il cervello. Pippone. Un bel grosso pippone. E invece cosa? Basta, niente. Tutto a posto. Ragazzi, diteci voi quali sono state le scomparse, le uscite di scena, le morti che vi hanno colpito di più da quelle che vi abbiamo elencato. Ma soprattutto quelle che non avreste mai voluto vedere. E soprattutto... Sai, quando ti affezioni ai personaggi, poi muori. Ok. Grazie. Da Simone e da Dario. E arrivederci. Ricordatevi, ragazzi, non scaricate mai le serie legalmente, non streammatele. Bellissimo, te lo ricordo. Guardate solamente la Netflix. La pirateria è un reato. È un reato.